L'esordio alla regia di Marco Chiappetta si distingue innanzitutto per il fil rouge che lo lega a Nostalgia di Mario Martone, di cui sembra essere il testo fratello. Proprio la fratellanza, d'altronde, è il principale elemento in comune tra due testi che sembrano scaturire da un'identica matrice, il ritorno a casa dell'eroe, causato dall'improvvisa morte della propria madre, dopo tanti anni vissuti in esilio, dialogare sul medesimo territorio, quello della memoria, e con le medesime finalità, ovvero permettere al protagonista di fare i conti con il proprio struggente passato. Al di là del diverso rione di Napoli, dove si svolgono le due vicende, la grande differenza sta invece nel modo con cui, in Santa Lucia, è articolato il percorso del personaggio principale, uno scrittore divenuto ormai cieco, ben interpretato da Renato Carpentieri. Perché qui l'adozione del suo punto di vista è totale, scelta drammaturgica che finisce per definire sia lo stile sia il discorso operato dal film. Da un lato organizzandone il labirintico percorso di redenzione, mescolando continuamente passato e presente, immaginazione e memoria, suggestioni e sensazioni come un lungo e ininterrotto flusso di coscienza. Dall'altro mettendo al centro della narrazione il conflitto tra il visibile e l'invisibile, tra l'immagine reale e quella psichica, tra il desiderio e la persistenza della sua caducità. Tutti aspetti che l'esordio di Chiappetta mette pregevolmente in gioco, ma il cui esito viene parzialmente inficiato dalla forte teatralità che lo connota e da cui non sembra pienamente emanciparsi, così come da alcuni inessenziali passaggi dialogici nei quali si riverberano le ascendenze letterarie dell'autore.